E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta mi vedete nello schermo perché inizia la nuova stagione qui nel mio canale YouTube di Pro Cycling Manager 2023. Era da tantissimo che volevo portare questa serie. Purtroppo Pro Cycling Manager è un gioco per Windows e io utilizzo un Mac, quindi per questo non sono mai riuscito a portarla. Avevo fatto una prova ormai tanti anni fa, quando il mio canale non era ancora, diciamo, partito, però dopo due prove che ho fatto non sono riuscito più a continuare perché il computer non ce l'ha più fatta, non riusciva a reggere il gioco e in più la registrazione dello schermo, tutto quello che ci stava dietro, e quindi è andata a finire così. Dopo svariate prove, invece, con il mio Mac sono riuscito a far partire Pro Cycling Manager e riesco addirittura a registrare lo schermo, e quindi per questo finalmente è arrivata l'ora di portarvi questa serie. Pro Cycling Manager, lo dice anche il nome per chi non lo conoscesse, è un gioco molto conosciuto, è l'unico gioco che possiamo andare a gestire una squadra oppure un corridore. Penso che all'inizio giocheremo sempre in modalità singolo. Abbiamo diverse alternative: c'è la carriera, c'è la modalità pro cyclist, c'è la gara singola o la pista. La pista forse la eviterei perché non è fatta benissimo, però sia la carriera, sia il pro cyclist che la gara singola sono veramente tanta roba all'interno di questa serie. Potremmo parlare anche di tante altre cose oltre al gioco. Parleremo di quello che succederà durante la stagione, che siamo a dicembre, però già a gennaio si parte col Tour Down Under, e addirittura, se riuscirò ad estrapolare la voce, vorrei anche provare a fare il podcast, ma questo lo vedremo solo vivendo. E ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Andiamo a vedere velocemente le modalità che vi accennavo prima. Come ho detto prima, qua c'è la carriera. Andiamo a creare velocemente una partita, anche se poi non la andiamo a fare, per far vedere in cosa consiste. Si può prendere una squadra. Queste sono tutte le squadre World Tour del 2023. Ci dovrebbe già essere la mod da scaricare con già le maglie del 2024, ma questo poi lo vedremo nel 2024, oppure sono ancora indeciso in realtà se scaricare la mod per cambiare le maglie, per cambiare i corridori e aggiornare le squadre nuove, oppure aspettare direttamente Pro Cycling Manager 2024, anche se uscirà verso luglio, ma questo lo vedremo. Ci sono ovviamente le squadre Continental Pro e ci sono le squadre Continental. Qua una cosa interessante per le carriere, sia per prendersi una di queste squadre oppure per la modalità che andiamo a vedere dopo, è una cosa carina andarci. Vediamo che squadre ci sono: la Van Rieser Roubaix Lille Metropolitan, che non l'ho detto nel video di Ager d'Auxerre Decathlon, anzi di Decathlon Ager d'Auxerre, che Decathlon addirittura, nessuno secondo me lo sapeva, un'altra squadra, perché la squadra Continental è proprio la Van Rieser Lille Metropolitan, che sponsor principale è diventato lo scorso anno, e invece Decathlon poi staccato da Van Rieser alla squadra World Tour, quindi follia. Poi c'è la squadra in mountain bike, follia, ma ne parleremo tanta roba, ne parleremo poi durante le prossime puntate. Di squadre italiane invece c'è il Team Colpack, c'è anche la BS Carrera, vediamo se adesso la troviamo, la BS Carrera, la Beltrami e basta, purtroppo. Quindi queste sono le squadre Continental, e poi c'è la modalità che secondo me è quella più figa, la personalizzato. In questa modalità secondo me la cosa migliore è partire con una squadra Continental, partire con i giovani a basso budget e farla crescere. Insomma, la cosa più bella è questa, ma lo vedremo più avanti.
Qua è bello che ci sono tutte le maglie che si possono scegliere. Fatalità c'è addirittura la Tudor, anche se è una squadra che c'è già nel gioco. Queste maglie, il bello che già da Pro Cycling Manager 2015 sono rimaste le stesse. Ce n'è solo aggiunta qualcuna. Qualche maglia storica c'è addirittura, perché avevo visto la T-Mobile, la Mapei. Ecco la Lotto, questa qualche anno fa c'era una maglia simile quando correva Gilbert dei tempi d'oro. Questa maglia sembra la Lampre dei tempi d'oro. Ah no, scusate, questa è la Lotto di Gilbert dei tempi d'oro. Anche questa, la maglia, se non sbaglio, era la Sony Duval. La Saxo di Contador, attenzione. Ink molto carina, Nespresso. Poi è bello perché non possono mettere nome per il copyright, però in qualche modo fanno capire lo sponsor che c'è effettivamente. Turbo, anche di Jumbo, ma non è Jumbo. Pepsi, che è soprannominata Psi, non male. Attenzione, la Monster, la Munken, Samsung, Facebook. Eccola qua, la T-Mobile in S-Mobile. Questa è molto carina, potrebbe essere una delle maglie che andremo a scegliere poi più avanti. La Alpecin, la Bonesto, Benesto ovviamente c'è scritto. La Fostina al posto di Festina, che questa è carina. E il bello che quando poi si va ad intraprendere la stagione, le altre squadre, quindi classiche, ad esempio la Bahrain Victorious, se finiscono il contratto a fine della stagione, la stagione dopo ovviamente cambiano sponsor e ci ritroviamo con poi questa maglia, una di queste maglie che stiamo vedendo adesso, perché sono all'interno del portale. Burger King, bellissima questa. L'unica cosa che se io vado a scegliere tipo il Burger King, che è colombiano in questo caso, o la Ricola che è svizzera, poi la mia squadra sarà svizzera o colombiana. La Ovafon e via dicendo. E poi possiamo andare a scegliere tutti i corridori che vogliamo con un massimo di budget di 800.000 euro. Ad esempio un Vingegaard costa 200.000, Tadej costa 191.000. Ah, e altra cosa da raccontarvi, per chi non avesse visto quella puntata, quelle due o tre puntate che avevo fatto, avevo creato, se non ricordo male, una squadra e Tadej non era ancora professionista, perché 4 anni fa in teoria non era ancora passato in UAE, correva ancora con la Continental della Lubiana, e l'avevo messo all'interno della mia squadra, avevo accennato che correva con me. È molto bello dire questa cosa perché poi sappiamo tutto quello che ha fatto negli anni poi successivi. E quindi con 800.000 euro si riesce a fare una gran bella squadra. Dopo vediamo cosa sono riuscito a fare. Andiamo a vedere l'altra modalità. Vediamo come si torna indietro. Termina partita. Modalità Pro Cyclist. Questa secondo me è quella più bella. E mi sa che la prossima puntata sarà dedicata a una modalità Pro Cyclist. E addirittura tutta la prima stagione potrebbe essere la prima o seconda stagione del mio corridore. Perché secondo me merita molto questa modalità. E fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché se preferite vedere la squadra intera, possiamo pensare di far correre direttamente tutta la squadra. E la modalità Pro Cyclist la faremo più avanti. E altra cosa, quando ci sarà Giro d'Italia, quando ci sarà il Tour, sarebbe molto bello fare una simulazione la sera prima in diretta della tappa che poi i corridori vanno a correre il giorno dopo. Fatemi anche qua sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ritornando a noi, qua dobbiamo creare il nostro ciclista, qua dobbiamo scegliere il viso. Visi molto brutti, e anche questi sono anni che non li cambiano da quando hanno messo all'interno questa modalità. Possiamo solo decidere se mettere la barba e i baffi, magari non lui. Il colore della pelle,
la nazione proviamo a lasciarlo così o lasciamolo causale, andiamo giusto avanti a vedere. Dopo dobbiamo andare a scegliere il nostro tipo di ciclista, com'è, se quindi è un corridore che va forte in corsa a tappe, scalatore, cronometro. E io quasi tutte le stagioni che ho fatto precedenti mettevo sempre corsa a tappe, l'asse secondario. In questo caso te lo fanno scegliere, un corridore da corsa a tappe potrebbe essere cronometro oppure scattista. Mettiamo scattista. E poi la voce che è fondamentale poi nella carriera è quella di chiedere il potenziale, quindi se il potenziale è un campione, una prima classe, eccellente o molto buono. Ovvio che se mettiamo il campione è la modalità più alta e quindi già dopo una o due stagioni diventa uno dei corridori più forti. Andando avanti poi ci fanno scegliere tre squadre, le tre squadre che ci vogliono ingaggiare con un contratto. Spoiler, ho fatto anche qua una prova e sto correndo con la 1X. Anche qua però c'è un pro e un contro. Il pro è che si entra già in una squadra Continental Pro, quasi una World Tour nel caso della 1X, però correndo poco non si riesce poi a far evolvere il ciclista, perché quando ogni volta che fa una gara ha delle missioni da compiere, tipo tirare in testa al gruppo, fare un tot chilometri di fuga. Se non lo facciamo il corridore non cresce oppure cresce lentamente. Nel caso che fa poche gare come nella 1X fa più fatica a crescere, quindi valutiamo poi di andare magari in una Continental per la vera e propria stagione, così si possono fare anche le gare con gli Under 23 e diventa poi più facile crescere e magari già dalla seconda stagione essere competitivi nel World Tour. Vediamo poi se ci conviene fare due stagioni, tre stagioni, non di più direi, perché poi cambiamo e andiamo con la squadra. Ritorniamo noi, sempre in modalità singolo, c'è anche la gara singola ovviamente, e qua possiamo decidere di fare ad esempio solo la Parigi-Nizza, solo la... perché mettono un giro adriatico? Ci sono delle gare e anche tante squadre con nome dei corridori che per problemi di copyright non possono mettere il nome reale, tipo Giro Adriatico, Tirreno Adriatico, Super Giro d'Italia, Giro d'Italia. Poi vedremo anche quando iniziamo la carriera che tanti nomi sono diversi, anche le biciclette, tante biciclette sono reali, sono le stesse che poi utilizzano anche i corridori, molto bello, tipo Specialized c'è Trek, e sembra, quando si vedono i replay, sembra molto reale e quindi è molto bello. Invece altre squadre che non hanno lo sponsor all'interno del gioco si vede un nome standard, quindi non è bellissimo da vedere, però dai, ci sta. Quando si gioca con la modalità carriera si possono decidere anche contratti da fare poi con i brand, quindi inizia a diventare molto carina la cosa. Ma detto questo, la prima puntata, l'anticipo di Pro Cycling Manager 2023 è finito. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa novità vi piaccia e non dimenticatevi di commentare qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io sono molto gasato e spero di riuscire a mantenere la promessa di portare almeno un episodio a settimana di Pro Cycling Manager all'interno del canale. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima.